Buongiorno. Senta, dunque, contro la Juve ho visto una fase difensiva pressoché perfetta da parte del Frosinone, equilibrio, distanze tra le parti giuste, però purtroppo il grosso problema rimane sempre la fase offensiva, diciamo, in fase di ripartenza, forse siamo un pochino troppo timorosi ancora, abbiamo forse paura troppo. Insomma, ecco, così ho avuto la sensazione. E poi davanti in area, insomma, lei dice giustamente dobbiamo portare più uomini, però anche contro la Juve ho visto pochi uomini in area di rigore. Ecco, io le chiedo se in settimana ha lavorato in particolar modo sulla fase offensiva, sulle ripartenze, e quando spera di tempo ancora ci vorrà per trovare un antidoto proprio al digiuno da. Innanzitutto, da dopo la partita con la Juventus abbiamo fatto una seduta di allenamento ieri che è stata fatta defaticante per chi aveva giocato e invece è stata una seduta di allenamento per chi non aveva preso parte alla partita con la Juve. La seconda seduta la faremo oggi e quando ci sono tre partite in una settimana si dà priorità al recupero naturalmente di chi è sottoposto a minutaggio elevato durante la partita e quindi di conseguenza si tende a preparare quella che è l'impegno successivo, quella che è la partita che deve venire. Noi per quanto riguarda la fase offensiva sappiamo benissimo che dobbiamo risolvere una problematica che per noi è fondamentale se vogliamo comunque migliorare e fare punti. Per questo ci stiamo lavorando, ma non solo da una settimana, ci stiamo lavorando già da diverso tempo. Sicuramente non vuole essere un alibi il vederla contro la Juventus, poteva essere effettivamente una cosa abbastanza difficile perché sapevamo che per lunghi tratti della partita ci avrebbero comunque attaccati. Nel primo tempo, secondo me, quando le forze del Frosinone erano comunque ancora in una fase buona, quando lo abbiamo fatto sicuramente in ripartenza e abbiamo avuto anche due o tre situazioni importanti che potevamo sfruttare meglio, però di questo, come vi ho detto, conta sia l'atteggiamento degli interpreti, che diventa fondamentale, e diventa importante sia l'atteggiamento di squadra che è quello di io vi parlo di coraggio, vi parlo di osare, vi parlo di cambiare velocemente nella transizione da una fase all'altra, perché quando poi si è concentrati sulla fase difensiva il cambiare poi atteggiamento immediatamente, in quello noi dobbiamo essere bravi a far sì che questo cambio di fase avvenga velocemente nella testa di tutti, perché poi quando abbiamo la palla dobbiamo avere coraggio nel proporre anche in zona offensiva sicuramente qualche calciatore in più, oltre che l'atteggiamento di chi è nella fase conclusiva, perché sicuramente non è bastato, però le occasioni in altre partite le abbiamo avute, vedi la partita contro la Lazio, vedi la partita contro il Bologna, vedi il primo tempo con la Sampdoria e di conseguenza poi un palo con l'Atalanta, una traversa contro la Samp, però in quello sicuramente dobbiamo fare molto di più. Sentimi, stando a parlare di attacco, di attaccanti, non di attacco, Campbell, io vedo anche un problema che è animato da una grandissima voglia di fare, che lo porta anche a strafare qualche zona. Però mi sembra, che non sia portato ancora a una condizione atletica che ti possa garantire di esprimere i tuoi mezzi reali. Quanto ci vorrà ancora perché la condizione di Campbell possa permettergli di esprimersi al meglio? Ma allora, io credo che la valutazione su Campbell sia centrata. Le qualità del giocatore sono indiscutibili, un giocatore che possiede mezzi molto importanti per questa categoria, non è in una condizione ottimale.
io l'ho fatto giocare contro la Juventus dal primo minuto, sapendo che la sua condizione era deficitaria, ma sapendo anche che è l'unica strada, è l'unico modo per fargli trovare la condizione, perché se no a 20 minuti alla volta il ragazzo purtroppo non può andare in condizione, perché sapete benissimo che ti puoi allenare quanto vuoi, ma il ritmo partita è un altro. Se ci mettiamo di mezzo che il suo infortunio alla caviglia ha fatto sì che lui si è fermato e ha interrotto quello che era un processo di crescita fisica importante per lui, è normale che in questo momento la sua condizione è questa e migliorerà di giorno in giorno, di settimana in settimana, anche perché è un ragazzo che è arrivato da noi dopo il mondiale e non ha fatto la preparazione con la squadra. Quindi come lui ce ne sono diversi che sono arrivati che non hanno fatto il ritiro con noi, però questo è un dato di fatto, l'abbiamo dovuto portare in una condizione accettabile per essere presentato durante le partite, ma adesso gli serve giocare, gli serve passare anche attraverso questi momenti di difficoltà fisica per poi entrare in una condizione sicuramente migliore che gli permetterà poi di farci vedere quello che è il suo potenziale effettivo. Ma l'atteggiamento migliore secondo me è quello di riuscire a ritrovare grandi motivazioni a distanza di 3 giorni da una partita come quella con la Juventus, perché nella partita con la Juve secondo me abbiamo speso molto per cercare di fare quel tipo di prestazione e adesso abbiamo bisogno di ripeterlo a distanza di 3 giorni, perché sappiamo che potrà fare la differenza come atteggiamento. Poi è normale che per quanto riguarda l'atteggiamento tattico si fanno sempre delle scelte, no? Perché il rovescio della medaglia è sempre quello dove il campo poi ti potrà dire che cosa è meglio o peggio, perché si può anche decidere di andare ad aggredire la Roma, però è anche vero che concedere magari ripartenze a giocatori come Under e come El Shaarawy può essere magari un'arma a doppio taglio. Allo stesso tempo, se l'aspetti potresti fargli prendere fiducia, quindi io credo che il miglior atteggiamento possibile per noi domani sia quello di scendere in campo con un atteggiamento sicuramente gagliardo, che poi dopo si decida, e poi dopo bisogna vedere anche quello che la Roma ci permetterà di fare, no? Perché io credo che anche la Roma stessa domani cercherà di aggredirci dal primo minuto e cercherà di sbloccarla per cercare di metterla su un canale a lei agevole, no? Perché si sa che in quei momenti più passano i minuti e più sicuramente peggio è per chi è in quella situazione ambientale. Quindi credo che ci va innanzitutto grande rispetto per una squadra che dispone di grandi campioni, che è allenata da un grande allenatore, e di conseguenza bisognerà sempre prenderla con le molle e pensare che domani troveremo una grande Roma di fronte a noi che cercherà di far la partita. Però allo stesso tempo noi non possiamo stare a guardare, come ho detto, la Roma o i problemi della Roma, noi dobbiamo guardare alla nostra crescita e al cercare il miglioramento continuo, che deve essere quello che ci porta ad uscire dalla nostra situazione. Ma guardate, io sono nella condizione di accettare le critiche, ma le accetto perché quando si fa un punto in 5 partite e la squadra non ha ancora fatto gol, è normale che arrivino le critiche. Poi è normale che io devo fare un'analisi da allenatore ed è diversa, perché non può essere un'analisi esclusivamente per guardare quello che si pensa, no? Perché quando sento parlare che Longo è difensivista e pensa poco alla fase offensiva, mi viene da ridere. Ma mi viene da ridere perché Longo con il Frosinone l'anno scorso ha fatto 3-4-1-2 e le squadre che venivano allo Stirpe si difendevano arroccate là dietro perché dovevano salvarsi e il Frosinone faceva la partita. Quindi di conseguenza quando sento parlare anche tante situazioni di anche tanti allenatori che dicono il mio calcio, a me quando sento parlare di mio calcio sorrido, perché il mio calcio lo fai quando hai gli interpreti per poterlo fare e sei nella categoria per poterlo fare, perché io sfido chiunque a prendere in mano il Frosinone oggi e a fare un calcio nella metà campo avversaria dove si prendono gli avversari e si chiudono nella metà campo. Quindi in questo giù il cappello a chi ha questa
questa prerogativa. Poi io so benissimo che cosa devo migliorare, che cosa deve migliorare la mia squadra, però vedo i ragazzi prodigarsi tutti i giorni, cercare di fare il massimo, cercare di allenarsi quotidianamente per cercare di uscire da questa situazione, sapendo anche che, e ripeto, non vuole essere un alibi, il calendario non c'è che ci sta dando una grande mano, perché giocare con Juventus, Roma, Lazio, l'Atalanta, quella della prima giornata dove arrivava da 5-6 partite internazionali, Sampdoria stessa che è costruita per l'Europa League, nella partita col Bologna in campo neutro a Torino, che era la partita a pari condizioni, abbiamo concesso noi, regalando un'occasione al Bologna al primo tempo grossa, ma poi basta. Poi il secondo tempo abbiamo fatto noi la partita mettendo in difficoltà seria il Bologna. Quindi in questo senso io capisco i tifosi che vorrebbero vedere un Frosinone sicuramente diverso, però contro queste squadre diventa anche difficile andare a proporre una situazione completamente diversa. Poi che si possa fare meglio, sono io il primo a, come sempre, a metterci la faccia e ad assumersi le proprie responsabilità. Grazie. Ma sicuramente qualche cosa cambierò perché al di là della partita con il Genoa, che sento dire che sia una partita sicuramente più importante o meno, però io penso alla partita con la Roma, non posso pensare alla partita con il Genoa e andare a Roma, anzi, noi andiamo a Roma convinti di poter fare risultato e dobbiamo andare lì convinti di poter fare una grande prestazione. Poi è normale che cambierò qualcosa, perché tre partite in una settimana su qualche giocatore comunque possono andare ad influire in maniera importante su quella che è oggi una condizione. Però ripeto, noi siamo concentrati solo e esclusivamente sulla Roma e poi penseremo al Genoa una volta che avremo affrontato poi la Roma. Maiello sì, Maiello credo che almeno un paio di settimane sarà out. Ma guardate, Vloet innanzitutto domani è convocato e quindi il mesetto che dicevo è arrivato ed è convocato. Ma il mesetto che di cui aveva bisogno Vloet era un mesetto dove il ragazzo era arrivato dopo due mesi di praticamente di inattività, aveva bisogno di fare la preparazione perché era arrivato completamente fermo. Vloet è un ragazzo secondo me molto interessante, perché è un ragazzo che ha grandi qualità tecniche, grandi capacità tecniche, arriva da un campionato però completamente diverso da quello italiano, che è il campionato olandese, dove senza nulla togliere ad un campionato che sicuramente avrà le sue caratteristiche, il suo fascino, però completamente diverso da quello italiano. Quindi lui si sta integrando in una squadra che per mentalità e per tipologia di calcio, ma come fanno tutti, deve comunque adattarsi a lavorare su due fasi, perché nel campionato italiano non è possibile fare una fase soltanto, che è quella offensiva, quindi ci sono due fasi, c'è fase offensiva e fase difensiva, quindi di conseguenza lui si sta cercando di prodigare, sta migliorando quotidianamente, perché tra l'altro è un ragazzo anche molto disponibile e molto propenso a quello che gli viene chiesto per cercare di esaudirlo, quindi ci aspettiamo comunque che già da domani, comunque essendo a disposizione, possa crescere, possa mettersi a disposizione per il Frosinone. Comunque ci saranno almeno due o tre cambi, ci saranno. No, per Capuano era solo una forte contusione con escoriazione, però sotto quell'aspetto lì oggi, ripeto, valuteremo bene alla ripresa, soprattutto per chi ieri ha fatto defaticante, i vari acciacchi, però Capuano ieri lamentava solo forte dolore per questa contusione che aveva subito. Grazie. Grazie a voi.